The future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. It is entirely up to the American people whether or not they're going to try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger, I'm a man. Sono molto felice per questa iniziativa di riscoprire James Baldwin. James Baldwin era un grande autore, il primo black boy di America che abbiamo pubblicato negli anni 60, e mi ricordo di lui quando è venuto a Milano, di grande gioia, di grande intelligenza internazionale. Viveva a Parigi per il momento e c'è la tradizione del grande scrittore Richard Wright a Parigi, e lui parlava benissimo il francese, e prima di andare a Istanbul, che non era ancora di moda, era una persona molto brutta, con un charme enorme e un sorriso fantastico. Quando rideva si sentiva in tutta la casa editrice. E una volta abbiamo perso una notte a Roma, quando dopo una festa che abbiamo dato per lui si è sparito e non si trovava il giorno dopo, solamente abbiamo perfino chiamato la polizia. Black writer perso a Roma. No. E sono queste avventure. E dopo ho visto lui nella sua casa del sud di Francia, pieno di rose, una casa romantica, bellissima. E quando sono stato a Parigi abbiamo fatto sempre i drinks nel bar di Pont Royal Hotel, dove c'era Sartre e tutto il mondo di Parigi, importante in questi tempi, i spiriti liberi, i grandi grande uomo delle lettere del mondo erano nel bar del Pont Royal, ubriachi fradici e tutti questi. No, mi dispiace moltissimo della sua morte da 20 anni, 30 anni fa, e sono felice che questo Toni Morrison, premio Nobel, ha fatto questo articolo stupendo di Rediscover James Baldwin. È una persona di prima categoria, serie A, di eccellenza di scrittura, con una forza politica, etica, filosofico importantissimo, e di una eccellenza. I suoi libri non si hanno venduto, però erano molto 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 importanti, sono arrivato fino a Obama, e questo, il risultato di Baldwin è stato il primo black presidente di America. I'm not a nigger, I'm a man, but if you think I'm a nigger, it means you need it, and you got to find out why, and the future of the country depends on that. E questo film è un documento stupendo che abbiamo fatto noi, della Feltrinelli. È un documento eccellenza, di grande eccellenza, importantissima. E sono contento e fiero che abbiamo fatto questo film. E queste guide anche dell'iniziativa Razzismo è una brutta cosa, un aiuto per tutti, è stato pubblicato e scritto in arabo, e questo è un strumento della vita importantissimo per i migranti. Grazie.